l'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, paure e attese a Kiev, da Mosca a Pechino, da Bruxelles a Washington e stallo diplomatico. Nella notte marcia della pace straordinaria a Perugia, Assisi. Arriva la sentenza per la tragedia di Rigopiano, 5 condanne e 25 assoluzioni. Scompare il reato di disastro colposo, l'ira dei parenti delle vittime che hanno contestato il verdetto. Val di Tara contro la preside. Diventa un caso la lettera sul fascismo scritta dalla dirigente scolastica dopo l'episodio di aggressione all'esterno del liceo di Firenze. Parole improprie secondo il ministro dell'istruzione. Divieto di usare TikTok per tutti i dipendenti della Commissione europea. Lo stop all'applicazione cinese che consente di pubblicare dal cellulare brevi video è stato deciso dall'esecutivo di Bruxelles per motivi di sicurezza. Buonasera, buonasera, bentrovati a seguire il TG2000. In primo piano allora il conflitto russo-ucraino alla vigilia dell'anniversario dell'invasione da parte di Mosca. Continuano gli attacchi russi. Tutti gli aggiornamenti da Maurizio Dischino. Ad un anno dall'invasione la Russia sta concentrando gli attacchi ad est e a sud dell'Ucraina. Si combatte soprattutto a Kharkiv e nelle regioni orientali di Lugansk e Donetsk, in particolare a Bakhmut. Nel sud bombe russe su Kherson, guerra anche di parole. La Moldavia ha smentito le affermazioni della Russia secondo cui l'Ucraina starebbe pianificando una provocazione armata contro la Transnistria, regione separatista filorussa della Moldavia. Anche sul piano diplomatico si agitano le voci. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di non aver visto alcun piano di pace presentato dalla Cina, ma sarebbe favorevole ad un incontro con i funzionari cinesi. Dalla Svizzera è trapelata una voce secondo la quale a Ginevra, nella massima discrezione, sono in corso colloqui per una soluzione della guerra in Ucraina. Ma siccome la Russia ha diritto di veto al Consiglio di sicurezza dell'ONU, una soluzione imminente è molto difficile a meno di un miracolo. L'Assemblea dell'ONU comunque voterà in serata una risoluzione sull'Ucraina che sottolinea la necessità di raggiungere al più presto una pace completa, giusta e durevole in linea con i principi della Carta delle Nazioni Unite. La Cina ha anticipato la sua posizione. L'integrità territoriale deve essere rispettata. È prioritario arrivare ad un cessate il fuoco e alla cessazione delle ostilità senza ulteriori rinvii. E ora in diretta andiamo a Kiev per sapere dal nostro inviato Vito De Torre come si vivono queste ore. Raccontaci tutto, Vito. Sì, buonasera da Kiev. Questa notte saranno in pochi a dormire, a prendere sonno qui a Kiev, perché proprio esattamente un anno fa, la notte tra il 23 e il 24 febbraio, Kiev si svegliava di soprassalto a causa di violente esplosioni. I russi stavano tentando di entrare nella capitale. Russi che sono stati fermati dall'esercito ucraino all'altezza di Bucha e Irpin, che sono due cittadine che si trovano a pochi chilometri, a circa 10-13 chilometri proprio dal punto da dove stiamo trasmettendo. Oggi, insieme con il collega Daniele Di Francesco, siamo tornati a Bucha, luogo degli orrori, delle fosse comuni e adesso anche dei campi profughi. Allora andiamo a vedere questo servizio e poi la linea da Kiev può tornare a Roma. L'occupazione russa ha lasciato solo morte e distruzione. A Bucha i combattimenti sono stati casa per casa. L'ordine dei generali russi era di non fare prigionieri, bisognava entrare a Kiev a tutti i costi e il costo è stato altissimo. 1000 morti nel giro di pochi giorni. I corpi sono stati gettati qui, nel fango. A Don Andrii, parroco di Bucha, il compito di riesumare le salme e dare ad ognuna di loro una degna sepoltura. Non smetto mai di pensare alle persone che erano sepolte nelle fosse comuni. Mai. C'erano anche due bambini, uno di pochi mesi, l'altro di 9 anni. Per i russi erano solo corpi da buttare, per me sono persone. Adesso i russi dicono che ho inventato tutto, ho ricevuto minacce di tutti i tipi, ma io non sono nemico dei russi, il loro unico nemico è la verità. A Bucha c'è un campo profughi, qui vivono anche tanti rifugiati scappati dall'est dell'Ucraina, dai territori occupati dai russi, diritti umani calpestati, vite azzerate a causa di una guerra senza senso.
Vengo da un piccolo villaggio della regione di Donetsk che adesso è occupato dai russi. So che ci sono stati violenti bombardamenti e forse la mia casa non esiste più. Per adesso vivo in questi container, poi vedremo. L'unica certezza è che non lascerò l'Ucraina. Appena sarà possibile, ricostruiremo tutto. In occasione del tragico anniversario della guerra in Ucraina, questa notte si svolgerà un'edizione speciale della tradizionale Marcia della Pace Perugia-Assisi. Si parte a mezzanotte dal capoluogo umbro, dove c'è per noi il nostro inviato Massimiliano Cocchi. Tutto è pronto allora, Max? Sì, nella notte della guerra non possiamo dormire, sonni tranquilli, hanno scritto gli organizzatori di questa edizione straordinaria della Marcia della Pace Perugia-Assisi per chiedere alla gente di partecipare numerosa. Come dicevi tu, si partirà a mezzanotte qui da Perugia per arrivare all'alba ad Assisi. È una marcia in solidarietà con le vittime della guerra in Ucraina, tanto che ogni partecipante porterà, oltre ad una fiaccola che servirà a rischiarare metaforicamente il buio della notte ucraina, anche una foto di una delle vittime della guerra. È una solidarietà con le vittime della guerra ucraina, ma anche con quelle di tutte le altre guerre che si stanno combattendo nel mondo, e sono più di 160. L'arrivo, dicevo, è previsto domani mattina alle 6 ad Assisi nella Basilica di San Francesco e si concluderà con un momento di preghiera proprio sulla tomba del Santo. A te, Francesco. Grazie Massimiliano Cocchi. Del conflitto russo-ucraino ha parlato anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Palermo. Il servizio di Fabio Bolzetta. Inaugurazione del 217° anno accademico dell'Università degli Studi di Palermo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che al suo arrivo aveva reso omaggio alla stele in memoria della strage di Capaci presso l'Ateneo, interviene con un discorso che dalla Sicilia abbraccia il continente intero. The last three years have probably been the most testing ever for Europe. Gli ultimi tre anni per l'Europa sono stati più difficili di sempre, i nostri destini si sono legati. Ricorda così la sfida dei vaccini e quella energetica, poi le migrazioni, come una sfida europea che necessita di una risposta europea che è possibile trovare malgrado ammette le difficoltà, ed elogia i corridoi umanitari promossi dal nostro paese come un modello da sostenere, mentre alcune delle sue parole pronunciate in italiano guardano l'Ucraina. Libertà per l'Ucraina. Il processo per la tragedia di Rigopiano, a 6 anni di distanza dalla valanga che uccise nell'albergo abruzzese 29 persone, una sentenza che fa molto discutere. Sentiamo Cesare Cavoni. Un processo tante soluzioni per la tragedia dell'hotel di Farindola, quando una valanga provocò 6 anni fa, il 18 gennaio 2017, 29 morti, 25 assolti e 5 condannati, tra cui l'attuale sindaco di Farindola. Al primo cittadino, Ilario Lacchetta, sono stati inflitti 2 anni e 8 mesi. Condannati funzionari della provincia, Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, a 3 anni e 4 mesi, il gestore dell'hotel Bruno Di Tommaso a 6 mesi e il tecnico Giuseppe Gatto a 6 mesi. Assolti l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e l'ex presidente della provincia, Antonio Di Marco, e tutti gli altri imputati. Urla e proteste da parte dei familiari che avevano messo 29 sedie vuote simbolicamente poste in attesa di giustizia e che ancora giustizia non hanno. Per gli imputati erano stati chiesti 150 anni di condanna. L'inchiesta sul disastro si era conclusa nel novembre 2018 e aveva riguardato in un primo tempo il cortocircuito avvenuto tra i vari livelli istituzionali deputati a gestire l'emergenza maltempo, chiamando in causa Regione Abruzzo, Prefettura e Provincia di Pescara, Comune di Farindola. Poi si era estesa anche alla mancata realizzazione della carta prevenzione valanga anche da parte della regione e i permessi per la ristrutturazione del resort per un totale di 40 indagati. E siamo alla politica. In primo piano le polemiche sul ministro dell'istruzione. Diventano un caso le sue parole di critica alla preside del liceo di Firenze, che aveva scritto una lettera sul fascismo dopo un'aggressione subita all'esterno della scuola. Augusto Cantelmi. Ministro, come rispondere alle opposizioni che chiedono le dimissioni del ministro Barditara?
Bocche cucite all'inizio del Consiglio dei Ministri sul tema che ha scatenato le polemiche politiche della giornata, le parole del ministro dell'istruzione Valditara, per il quale è ridicolo parlare di pericolo fascista, in riferimento alla lettera della preside del liceo Da Vinci di Firenze scritta dopo l'aggressione di 6 esponenti di Azione Studentesca, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, nei confronti di alcuni studenti di sinistra, ministro che valuta anche provvedimenti contro la dirigente. Ma sul titolare dell'istruzione si è abbattuta una pioggia di critiche che arrivano dalla CGIL, dall'ANPI e dalle opposizioni che chiedono le dimissioni del ministro e a riferire in Parlamento. A difendere Valditara i partiti di maggioranza, con l'invito a tutti ad abbassare i toni. Lo spettro della siccità nel nostro paese inizia a far paura. Rischio rubinetti a secco per almeno 3 milioni e mezzo di italiani. Sentiamo Alessandra Camarca. Non piove e l'ombra della siccità torna a far paura. Potrebbe presto rappresentare un rischio concreto per almeno 3 milioni e mezzo di italiani. A lanciare l'allarme è ANBI, l'associazione dei consorzi di bonifica e di irrigazione, che fa riferimento ai dati diffusi dal CNR. Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, una percentuale tra il 6% e il 15% della popolazione italiana vive in territori esposti ad una siccità severa o estrema. I numeri delle risorse idriche dimostrano che la perdurante crisi idrica del nord Italia non è transitoria, ma conseguenza di cambiamenti climatici sorprendentemente veloci. E lo spettro della siccità che si aggira al nord già dalla scorsa estate si palesa anche lungo le zone tirreniche e in parte dell'Italia centrale. Questa situazione di criticità sta scendendo via via verso il centro. Oggi interessa completamente anche l'Umbria, le Marche ed il Lazio. Il Tevere è in delle condizioni davvero preoccupanti, così l'Aniene è pressoché dimezzato. 97 rifugiati afghani sono giunti questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, accolti grazie ai corridoi umanitari promossi dalla Conferenza Episcopale Italiana. Beatrice Bossi. Sono scappati dalla furia dei talebani con la valigia carica di speranza. Sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, l'Italia è diventata il loro presente e sarà il loro futuro. Sono 97 rifugiati afghani accolti nell'ambito dei corridoi umanitari. Il progetto promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana in accordo con il governo e realizzato dalla Caritas al fianco della comunità di Sant'Egidio. Da Roma qualcuno poi partirà verso altre diocesi del paese: Bolzano, Fiesole, Manfredonia, Milano, Verona e Ugento. Comunità e famiglie sono pronti ad accoglierli e affiancarli nel difficile percorso di integrazione. Iniziamo nel modo più bello la Quaresima, l'abbiamo iniziata ieri e oggi accogliamo queste famiglie. Ora siamo pronti a portare a casa, perché la pensiamo così, nella nostra casa, che diventerà anche la loro casa, queste 6 famiglie afghane. La strada è sicura e già tracciata. Prima di oggi quasi 1200 migranti sono già arrivati in Italia con i corridoi umanitari. Chiaramente non saremo noi a poter dare una risposta di protezione a tante persone, però è anche vero che i corridoi, al di là dell'opportunità che è stata data a queste le persone, sono un messaggio forte, potente, quindi vorremmo che questo modello sempre di più diventasse un modello pubblico, dove le istituzioni finalmente, con numeri più credibili chiaramente, si prendano la responsabilità insieme a noi chiaramente, per poter aprire nuovi canali e nuove opportunità in parti del mondo che al momento sono dimenticate. I beni immobili e mobili della Santa Sede hanno destinazione universale e le istituzioni e gli enti che li hanno acquisiti o che li abbiano intestati ne sono affidatari, non privati proprietari, avendo agito e dovendo sempre agire in nome e sotto l'autorità del Papa. Lo ribadisce Papa Francesco nel motu proprio intitolato Il diritto nativo, pubblicato oggi, in cui chiarisce la natura pubblica ecclesiastica dei beni acquisiti dalle istituzioni curiali e dagli enti collegati alla Santa Sede. Disinstallare TikTok non oltre il 15 marzo, lo ha chiesto la Commissione europea via mail a tutti i dipendenti per motivi di sicurezza informatica. Il servizio di Clara Iatossi, vediamo.
Ogni mese in tutta l'Unione Europea 125 milioni di persone utilizzano TikTok. Dal 15 marzo l'applicazione, che permette di pubblicare dal cellulare brevi video, sarà vietata a tutti i dipendenti della Commissione Europea. La decisione sul bando a TikTok è stata presa dall'austriaco commissario UE al bilancio Hahn, ma è stato il collega francese per il mercato interno Breton a renderla nota, spiegando che attraverso queste app transitano informazioni riservate e dati personali. Il colosso cinese dei video ha deplorato il provvedimento, definendolo sbagliato. Ma da Bruxelles la portavoce Gospodinova ha rincarato: la misura è volta a proteggere la Commissione europea contro minacce ed attacchi alla cybersicurezza. A chi non cancellerà TikTok dai propri cellulari aziendali e personali saranno sospesi i servizi di mail e Skype for Business dell'istituzione. Adesso andiamo in Terra Santa per raccontarvi la storia di alcune donne palestinesi che con coraggio e creatività hanno dato vita a un'impresa. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Le mani esperte di Manal tagliano veloci, intrecciano i fili, danno vita a piccoli oggetti multicolori. A rendere originali le sue creazioni è la materia prima, buste di plastica talmente abbondanti in Terra Santa da essere un serio problema ecologico sia per gli israeliani quanto per i palestinesi. Riciclo buste di plastica perché è tra i rifiuti più dannosi per l'ambiente. Ne sono del tutto circondata anche nel mio villaggio. Ho pensato di fare qualcosa, ho studiato come fare su YouTube e 5 anni fa sono partita, racconta Manal, orgogliosa di essere una delle 32 start-up presenti nel mercatino approntato all'Università di Betlemme a conclusione del progetto Start Your Business, realizzato anche grazie alla ONG italiana VIS. È un progetto di sviluppo economico attraverso il quale abbiamo supportato più di 100 tra start-up e imprese che già lavoravano, operavano nel mercato palestinese. Quindi da un lato abbiamo offerto servizi di incubazione a nuovi imprenditori, ma dall'altro abbiamo cercato, soprattutto dopo il Covid, di accelerare, di rafforzare invece realtà che erano già presenti e che avevano bisogno di trovare nuovi spazi nell'economia reale, nel mercato. Come Muffa Care, impresa sociale che fornisce strumenti di apprendimento interattivo per aiutare bambini con disabilità, Mali ha potuto sviluppare una nuova app per continuare la sua avventura professionale. Nata dalla difficoltà dei suoi figli, ora dà lavoro a 20 persone. Sono farmacista e ho iniziato a studiare il cervello umano per aiutare specialmente Omar, il più piccolo, con difficoltà di apprendimento. Mi sono resa conto di come questi bambini fossero emarginati anche per la mancanza di strumenti adeguati sul mercato. Oggi Omar studia per diventare chef, mentre il più grande è il mio designer e programmatore. I prodotti vengono poi fabbricati in Cina. Un caso di successo al femminile, come diversi altri premiati dall'Università di Betlemme. Più del 75% dei nostri studenti sono donne, spiega il preside della facoltà di amministrazione aziendale. È naturale che siano anche la maggioranza delle vincitrici dei nostri bandi ed è una fortuna per progetti come questo perché riusciamo a raggiungere realtà spesso emarginate. Siamo giunti al termine del TG 2000, vi lascio alle previsioni del tempo e poi non perdetevi alle 20:55 il film Anastasia con Yul Brynner e Ingrid Bergman, che proprio con questa pellicola e la sua interpretazione vinse il premio Oscar come migliore attrice. Buona visione e lieta serata.